Siamo qui nello splendido scenario della libreria militare, circondati di testi che ci danno molte lezioni sul passato, per commentare invece un fatto di estrema attualità e che però anche con l'aspetto militare ha più di un'attinenza, e cioè il presunto piano di pace che è stato presentato da Donald Trump con l'ambizione di risolvere una volta per tutte la questione dello scontro perenne tra israeliani e palestinesi. Ho detto presunto piano di pace perché questo piano non si propone in realtà di costruire la pace, perché le premesse su cui è fondato sono delle premesse bellicose. E questo piano si propone invece di rinsaldare quello che è un assetto del Medio Oriente, che Trump, questo secondo me gli va dato atto, o a chi per lui, perché poi c'è sempre questo dibattito, quanto decida Trump, quanto non decida. Io credo che sia ora di uscire anche da questo tipo di ambiguità. Qualcuno comunque decide, il frontman degli Stati Uniti in questi anni è Donald Trump, quindi Donald Trump si propone con questa proposta per il Medio Oriente di rinsaldare un assetto che va perseguendo con coerenza fin da quando è diventato presidente. Però un attimo prima vediamo che cosa prevede questo presunto piano di pace. In realtà questo piano di pace è costruito in un modo che scarica sulle spalle dei palestinesi tutto il costo della pace, come se i palestinesi fossero i colpevoli e quindi devono pagare per ottenere quella che Donald Trump ritiene essere la pace. Ricorda un po', se vogliamo, visto che siamo in un contesto così della libreria militare con tante suggestioni del passato, ricorda un po', la pace di Versailles alla fine della Prima Guerra Mondiale, cioè una pace così pesante per gli sconfitti che in realtà poi provocò un secondo conflitto mondiale. Quindi era un piano di pace che era destinato, e questo lo sapevano già anche i protagonisti, a provocare revanchismo e quindi nuova guerra. Il piano di Trump è molto simile. Perché che cosa prevede? Prevede che i palestinesi rinuncino a Gerusalemme, rinuncino alle terre migliori, perché gli insediamenti che sono israeliani, che sono illegali per il diritto internazionale, diverrebbero legali, permanenti, definitivi. Presuppone che la Valle del Giordano ricaschi sotto la sovranità di Israele. Presuppone che ai palestinesi vengano date forse delle fette di deserto. Presuppone che questo Stato palestinese che nascerebbe su queste condizioni, che sarebbe frammentato, privo di continuità territoriale, dovrebbe essere anche disarmato, non prevede alcun diritto per i profughi palestinesi al rientro. E tutto questo in cambio di che cosa? In cambio di una promessa, e voglio dire, sono le promesse di Netanyahu e di Trump, non esattamente, come si dice, comprereste un'auto usata da queste persone, forse no. Ecco, in cambio della promessa di Netanyahu di rinunciare agli insediamenti per 4 anni. Che già di per sé, allora cosa vuol dire? Che al quarto anno Netanyahu ricomincia, o chi per esso ricomincia a costruire insediamenti e quindi a mangiarsi, non si sa. E in cambio della promessa di Trump di investire nella Palestina, diciamo palestinese, politica non geografica, 50 miliardi di dollari. Ora, questo ripercorre l'atteggiamento di tutti gli ultimi decenni, no? Cioè, da questo punto di vista. E cioè, si tratta Israele come un'entità che non ha alcuna parte, alcun ruolo e men che meno alcuna responsabilità nei fatti che hanno portato alla situazione attuale. E questo è veramente un po' ridicolo, perché comunque quando c'è uno scontro, o anzi peggio, una o delle guerre, è difficile che uno dei due sia completamente una vittima, e in questo contesto, francamente, diventa abbastanza ridicolo sostenerlo. E questo va detto anche a dispetto della presenza di una classe politica palestinese che è quello che è un disastro. Questo va detto, ma questo non c'entra con la situazione attuale. In realtà, Donald Trump vorrebbe far pagare ai palestinesi tutto quello che è successo, come se fosse esclusivamente, interamente colpa loro, per invece passare tutto l'aspetto vantaggioso a Israele. Ora,
Uscendo per un attimo dal cono ristretto dei rapporti tra israeliani e palestinesi, quello che va notato è che alla Casa Bianca, quando Trump ha illustrato questo suo progetto, naturalmente non c'era alcun rappresentante dell'autorità palestinese, c'era Netanyahu molto soddisfatto, anzi molto più che soddisfatto, ma soprattutto nel pubblico c'erano gli ambasciatori di alcuni dei paesi, delle petromonarchie sunnite del Golfo Persico. E questo è l'aspetto più interessante. Questo vuol dire che il mondo arabo, quello ricco, quello dei denari, quello che conta, quello che pesa, probabilmente continuerà anche in futuro a donare fondi alla causa palestinese, eccetera, eccetera, anche per non fare brutta figura, diciamo così, presso le proprie popolazioni. Ma dal punto di vista politico ha mollato la causa palestinese. E quindi in questo momento, se consideriamo che il principale donatore di fondi per i palestinesi è l'Unione Europea e pensiamo a quanto poco conti l'Unione Europea nel contesto geopolitico globale, quello che dobbiamo arrivare a concludere è che i palestinesi sono soli, o quasi. Che cosa possiamo prevedere per il prossimo futuro? Chiaramente questo piano sarà rigettato dai palestinesi. Questo darà l'occasione naturalmente sia agli americani sia agli israeliani di dire i palestinesi hanno rifiutato, è l'occasione storica per fare la pace, eccetera, eccetera, l'hanno rifiutata. E quindi per scaricare per l'ennesima volta tutte le responsabilità sui palestinesi. E quello che si può prevedere è che piano piano l'influenza americana cercherà di arrivare i palestinesi ad arrendersi, ad accettare questa che sarebbe una resa totale per i palestinesi. Semplicemente con altri mezzi. Tra il 2018 e il 2019 Donald Trump ha praticamente cancellato, o quasi, i fondi che gli americani destinavano, che l'America e gli Stati Uniti destinavano sia attraverso l'ONU sia direttamente al sostegno della popolazione palestinese. E lo ha fatto sulla base di un paio di leggi che sostanzialmente, da un lato vietano a USAID, cioè all'Agenzia del Governo Americano per la Cooperazione e lo Sviluppo, di finanziare entità o individui che poi si rivelino colpevoli di atti di guerra, e dall'altro, Trump ha deciso di tagliare tutta un'altra serie di fondi, dicendo che questi fondi non sarebbero mai stati ripristinati finché i palestinesi non avessero, l'autorità palestinese non avesse smesso di, come dire, salariare, stipendiare le famiglie dei palestinesi uccisi, feriti o incarcerati nel corso degli scontri con le truppe, la polizia israeliana, eccetera, eccetera. Ora, questo è di nuovo a suo modo straordinario. Gli Stati Uniti tagliano i fondi di sostegno alla popolazione palestinese perché vengono commessi da parte dei palestinesi degli atti di guerra, ma incrementano costantemente, lo fece anche Obama, i finanziamenti, i fondi, le donazioni, il sostegno economico a Israele, che a sua volta è responsabile di atti di guerra. Credo che questo nessuno lo possa negare. Magari giustamente, magari Israele ha ragione a fare degli atti di guerra, ma atti di guerra restano. Non credo che fucilare i manifestanti al confine con Gaza possa essere ritenuto una necessità assoluta per lo Stato di Israele, ma questo non impedisce agli Stati Uniti di continuare a finanziare Israele. Quindi anche questa è veramente una cosa assurda. E l'altra cosa assurda è che è questa cosa dei finanziamenti che l'autorità palestinese dà alle famiglie dei militanti che sono stati appunto uccisi, feriti o arrestati. Ora, è vero che molte di queste famiglie ricevono questo stipendio, diciamo così, perché il loro congiunto era in effetti dedito ad attività terroristiche o paraterroristiche, ma è anche vero che moltissimi palestinesi, circa un terzo della popolazione palestinese nel suo totale, è passata per le galere israeliane. E non è che tutto questo terzo della popolazione fossero tutti terroristi. Sappiamo che ci sono anche molti bambini che sono in galera.
bambini palestinesi, minori palestinesi arrestati perché magari tiravano le pietre o manifestavano. E noi vogliamo raccontarci che tutti questi sono tutti terroristi e che quindi questa misura può essere applicata nei confronti di tutti. Ora, io non sono particolarmente un fan, come dicevo anche prima, della classe politica palestinese, della condotta politica palestinese. Penso che molto spesso la condotta politica palestinese è onta di certi fan che ha, anche qui in Italia, sia molto semplicemente suicidaria, perdente dal punto di vista politico, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, e che dovrebbero essere studiate altre strategie. Però questo atteggiamento così punitivo nei confronti di questa popolazione è veramente assurdo e non può che destare ulteriori rancori, tanto è vero che è già stata proclamata una giornata della rabbia, quindi avremo sicuramente altri scontri, avremo altri morti e questa catena verrà prorogata all'infinito. Come peraltro conviene ad Israele, perché una cosa che io rimprovero, tra virgolette, perché io non ho il diritto di rimproverare nessuno, però ai dirigenti politici palestinesi e a molti dei loro sostenitori, è di non capire che ogni volta che si ricorre allo strumento della violenza, Israele ci guadagna. È sempre stato così. Non c'è stata un'intifada, una guerra, uno scontro che non abbia portato alla fine, quando il fumo della battaglia si è depositato, che non abbia portato dei vantaggi territoriali, securitari, eccetera, eccetera, ad Israele. Ora, dentro tutto questo grande pasticcio, che peraltro risponde molto all'idea che Trump ha della politica estera, Trump vede la politica estera come un continuo braccio di ferro, in cui gli Stati Uniti vincono e comunque in qualche modo impongono la loro visione del mondo, che è naturalmente quella giusta, corretta, buona, eccetera, eccetera, agli altri. Questa è la visione di Trump, che è un contrattualista, cioè per lui sono tutte trattative d'affari dove naturalmente lui, ovvero gli Stati Uniti, devono vincere. Però dentro questa cosa c'è una cosa che io credo valga la pena di notare, ed è questa. Allora, la politica israeliana, dell'Israele di Netanyahu, tanto per intenderci, ha ripetuto per molti anni che la soluzione a due stati, uno stato Israele e un altro stato per i palestinesi, era morta, finita. Non solo era impossibile da realizzare, ma era proprio una soluzione sbagliata che non si doveva più perseguire. Allora, e questo è stato il caposaldo del sionismo radicale degli ultimi tempi. Il piano di Trump, invece, al contrario, prevede uno stato per i palestinesi. Quindi, evidentemente, questa soluzione a due stati resta, anche in una visione distorta come quella trumpiana, resta l'unica praticabile, perché i palestinesi non spariranno, non possono essere eliminati tutti, non possono essere assorbiti dentro lo Stato di Israele, perché Israele ovviamente non sarebbe più uno Stato ebraico. Quindi è evidente che l'unica soluzione praticabile è ancora quella dei due Stati. Ma se si riconosce che i palestinesi hanno diritto ad uno Stato, o comunque c'è la logica di dare ai palestinesi uno Stato, e uno Stato vuol dire un territorio preciso con dei confini precisi, vuol dire anche riconoscere che i palestinesi sono un popolo. E quindi annullare alle radici il principio filosofico del sionismo più radicale, che ha sempre sostenuto che i palestinesi non esistono come popolo. D'altra parte, non si capisce perché i palestinesi non debbano essere un popolo e quindi avere uno Stato, se abbiamo deciso che i kosovari sono un popolo e hanno avuto uno Stato, o i giordani, per restare vicino, che all'inizio del secolo ebbero uno Stato quando nessuno aveva mai nemmeno per un minuto ipotizzato che potesse esistere uno Stato chiamato Giordania con un popolo chiamato Giordania. Quindi questo è abbastanza interessante e io credo che questo dovrebbe essere uno spunto politico su cui la dirigenza palestinese potrebbe lavorare in futuro. È poco, ma non mi sembra che ci sia molto altro.